Allora, benvenuti nel format mai più secco con il nostro Matteo Dauria, che vi presento adesso. Ciao a tutti, io sono Matteo, sono uno dei coach di Under Training e sono anche uno dei personal trainer. Oggi con voi volevamo parlare di dieta in massa e quindi quello di cui andremo a sfatare alcuni miti che vengono utilizzati nelle palestre, andremo a capire cosa realmente dovremo andare a fare. Bene, bene Teo, dai, allora finalmente siamo riusciti, dovremmo essere live, dateci un cenno, dai, scriveteci, visto che intanto, oh, ciao Massimo, siamo finalmente live, perdonateci, ma abbiamo fatto un grande casino perché non voleva funzionare oggi né il nostro software, microfoni, non voleva funzionare niente. Ci sentite bene adesso? Dateci un cenno, dai, visto che ci sei ancora tu Massi, dacci un cenno, che così abbiamo un'idea. E aspettiamo un attimo anche voi. Vabbè, intanto che qualcuno ci dice come si sente, se si sentono bene, bene. Ci hanno dato il cenno, ci hanno detto che va bene. Sentono bene sia me, sentono bene Matteo. Allora, oggi noi vogliamo andare appunto a parlare un po' di quello che è il lavoro che si dovrebbe fare per andare a migliorare la massa muscolare, ma soprattutto quando andare a fare questo lavoro, perché molto spesso mi capita... Ciao Romina, ciao Romy. Mi capita molto spesso di avere delle persone che mi chiedono come faccio ad aumentare la massa muscolare, quando invece il primo problema principale, Matteo, è: posso partire per fare la massa muscolare? E questo è un bel punto di inizio. Sicuramente la prima cosa che dovremmo andare a capire è come sta mangiando questa persona, quanto sta mangiando e la sua percentuale di massa grassa corporea. Perché prima di iniziare una fase di bulk, quindi di massa, dobbiamo avere una percentuale di massa grassa intorno tra l'8 massimo 12%. Perché questo? Perché dobbiamo far sì che il nostro corpo utilizzi bene tutti i substrati energetici, quindi vada anche a utilizzare bene sia carboidrati che grassi, e quindi quando noi andiamo a fare una fase di bulk, quindi una fase di massa, sarà normale che un pochino aumenti la massa grassa, ma non deve essere eccessivo. Infatti quello che solitamente si consiglia di arrivare a un massimo di 15-16% di massa grassa, non come tutti pensano che ok, faccio massa, posso mangiare quello che voglio, fa nulla se aumenta anche quella grassa, tanto l'importante è che aumenta quella muscolare. No, perché poi quando dovremo andare a fare una fase di cut, quindi di dimagrimento, non dovremo andare anche a consumare tutta quella muscolare, e se dopo la fase di dimagrimento è troppo lunga andiamo anche a discapito di quella muscolare, quindi anche lì dobbiamo stare un pochino attenti. Questa è la prima cosa che sicuramente dovremo andare a verificare. La seconda cosa è, prima di partire con la fase di massa, determinare un pochino il mio metabolismo basale, che posso trovarlo indirettamente con delle formule oppure lo posso trovare direttamente con dei macchinari appositi come il metabolimetro, che mi dà un'idea almeno di quanto vado a consumare a riposo. Una volta determinato il mio metabolismo, da qui andrò ad aggiungere un 10-15% dagli alimenti che consumo durante la giornata, quindi il dispendio energetico dato dalla digestione, e a questo andrò anche ad aggiungere un 15-30% data dall'attività fisica, quindi dall'attività quotidiana, sia quella lavorativa, quindi dallo stile di vita che uno va a fare, sia dall'allenamento che uno va a fare. Quindi se farà un allenamento di pesi sarà diverso da un ciclista, da un maratoneta, via dicendo.
E anche lì, quindi anche con l'alimentazione, sarà un pochino diverso. Però noi oggi adesso volevamo andare a capire bene come andare a fare un aumento di massa muscolare, quindi solitamente questo lo vanno a fare chi fa palestra, CrossFit, quindi chi vuole un'ipertrofizzazione del muscolo. Quindi da qui su cosa mi devo andare un pochino a basare? Allora, prima di tutto devo andare a capire quante proteine io ho bisogno. Quello che solitamente mi viene detto è: ok, devo andare a fare un aumento di massa muscolare, quindi devo mangiare tante proteine, Cioè, perché la sbraco, proteina. mi mangio una bella fiorentina ogni giorno e ci sto, e vai. Così aumento la massa muscolare, magari faccio una bella colazione proteica, spuntini, magari prendo lo shaker di proteine a pranzo, sì, mangio i carboidrati, ma non mi devo far mancare tante proteine, una bella carne, metà pomeriggio anche lì devo introdurre le proteine, quindi ho lo shaker o la barretta e andando avanti così fino anche la sera, un pochino come il mezzogiorno. E questo non è proprio così, perché prima di tutto dobbiamo fare molta attenzione, perché se noi all'interno del nostro corpo abbiamo in circolo molti aminoacidi, gli aminoacidi sono in poche parole i mattoncini che compongono le nostre proteine, se noi all'interno ne abbiamo già troppe, questo con un surplus anche calorico rischia di renderci insulino resistenti. Quindi, in poche parole, sarebbe fa sì che il nostro corpo non va a utilizzare più bene i carboidrati perché va ad aumentare un po' troppo l'insulina. Quindi dobbiamo stare un pochino anche attenti su questa parte qua. Teo, se posso intromettermi, da Sì. quello che stai dicendo mi viene da pensare proprio che il quantitativo di carboidrati, quindi già uno ha un'alimentazione con un quantitativo di carboidrati adeguati, poi introduce un quantitativo di proteine in eccesso, una parte di queste proteine probabilmente non servono al corpo Non per servono. costruire massa muscolare. E quindi che cosa succede? Il corpo poi li deve trasformare in qualcos'altro che deve essere assorbito poi dal corpo. Quindi, Sì. se non viene assorbito dalle cellule muscolari che magari sono già piene, Già piene. questo va comunque a finire. Una parte si trasformerà in calore, ma una parte penso che Si ritrasformerà in se grasso. c'è un surplus calorico si trasformerà in grasso. Quindi aumenteremo anche il grasso corporeo. Sì, Ok, esattamente. ecco, ma quante proteine dovremmo introdurre appunto in base a quelle che sono le nostre attività, in base a quelle che sono le nostre caratteristiche, per evitare di avere un eccesso calorico derivante dalle proteine a livello giornaliero? Allora, per un aumento della massa muscolare dobbiamo stare tra l'1,5 e massimo 2,2. Invece, ad esempio, se dovessimo fare un'attività più sulla resistenza, possiamo stare anche molto più bassi, dall'1,2 all'1,6. Invece, magari in una fase di dimagrimento, lì possiamo anche stare oltre, proprio perché tutti gli altri macronutrienti magari li teniamo molto più bassi, quindi possiamo stare dal 2,2 massimo 3, però anche questo dipende sempre da persona a persona, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ok, quindi cioè, se io peso 100 kg ma ho un 20% di grasso, posso pensare di fare il calcolo sul mio peso corporeo o devo pensare di fare un calcolo differente? No, dovrò sicuramente fare un calcolo sulla massa magra, quindi devo partire da quello. Una volta che ho determinato quanta massa muscolare io ho, allora il calcolo delle proteine dovrò tenerlo, ad esempio in una fase di dimagrimento, non so, 2,2 grammi per in chilogrammi di massa magra, Ok, quindi di massa quindi è muscolare. molto importante comunque avere un'idea del quantitativo di massa magra che derivi da una misurazione, diciamo, fatta, una misurazione corporea è Fatto, fondamentale. sì, fatta o con una bioimpedanzometria oppure con delle plicometrie, in modo che riusciamo ad andare a determinare la percentuale di grasso
e da lì riusciamo anche poi a determinare quanta massa muscolare noi abbiamo. Ecco, quindi se con chi ci sta ascoltando da casa, appunto in questo momento che siamo un po' tutti blindati, volesse comunque avere un'idea del quantitativo di grasso corporeo, potrebbe, ci sono delle fotografie che danno un'indicazione del quantitativo di grasso, potrebbero essere utili, si trovano già delle tabelle anche in internet, magari postiamo poi qualche fotografia che può essere utile a chi ci segue per avere un'idea. Logicamente fare una misurazione sia diciamo con la bioimpedanza e la plicometria che con eventualmente con un centimetro, quindi per avere un'idea di come funziona anche a livello delle centimetrie, può essere è fondamentale per avere un'idea del quantitativo di massa grassa che uno ha e per poi partire con la scelta del quantitativo calorico, giusto? Giusto, giusto. Ok. In base appunto a questo discorso quantitativo calorico, prima di partire con l'aumento, cioè quindi faccio il mio calcolo calorico, poi magari mettiamo delle formule. Tu hai già qualche formula da dare? Sì, abbiamo delle formule sia per determinare il metabolismo basale, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne, quindi in caso dopo potremmo anche metterle. Guarda. Intanto Vedo se vedete. riesco a metterle già nei commenti, così tu puoi intanto spiegare cosa è importante a livello di valutazione prima di aumentare la massa muscolare, che cosa bisogna fare a livello di conoscenza di quanto si sta mangiando, che cosa possiamo utilizzare, ci sono delle applicazioni. Esistono alcune applicazioni che, se noi andiamo a inserire all'interno quello che noi andiamo ad introdurre durante la giornata, ci fa un pochino capire quante calorie noi stiamo introducendo, quanti grassi, carboidrati e proteine andiamo ad introdurre, e ci dà anche un'indicazione anche su tutti gli altri micronutrienti come vitamine e via dicendo. Un'app che io faccio utilizzare anche ai miei clienti è MyFitnessPal. Di questo ho anche creato un video dove spiego bene come utilizzarlo e come ci può essere utile, perché questo ci può dare un'indicazione, magari iniziale, per far capire un po' come stiamo mangiando. Poi questo non vuol dire che sempre dovremo andare a utilizzare un'applicazione del genere, perché non dobbiamo diventare comunque schiavi del cibo. Cioè, quello che ci serve, magari inizialmente, in una fase iniziale, per capire un alimento quanto può essere calorico, perché ci sono alimenti che mi apportano il giusto quantitativo di nutrienti, ma non sono eccessivamente calorici, altri invece magari che non penserei mai che hanno così tante calorie, e poi invece ne hanno veramente tante. Anche se magari è piccolino, come potrebbe essere un biscotto, via dicendo. Infatti, il paragone che io faccio sempre è prendere sempre una barretta di quelle, uno Snickers o via dicendo, che è piccolino, ma ha una densità calorica molto elevata, quindi molti carboidrati, molti grassi, Oh, molti zuccheri. ma perché tutte le nostre amiche ci chiedono? Una mi scrive: ecco, entra e si parla di plicometria, la mia preferita, vai Anita, grande. E poi subito dopo abbiamo: adesso manderei in tilt parecchio dall'applico. Sì, effettivamente in questi giorni non è il massimo, perché effettivamente siamo tutti un po' a casa, un po' A casa. divanati, e quindi dobbiamo, insomma, stare un po' attenti. Cioè, magari ci muoviamo di meno, dobbiamo stare attenti e consumare un po' di meno, è per quello che è importante anche conoscere il consumo energetico giornaliero. Allora, io intanto metto la formula del metabolismo basale, la sto mettendo del BMR, la sto mettendo in chat, così la potete utilizzare e avere un'idea di quanto dovreste consumare a riposo. Dopodiché, da lì possiamo valutare il quantitativo calorico da aggiungere in base alla vostra attività fisica. Ecco,
Ecco, potrebbe essere utile usare anche uno strumento come, non so, un Garmin, un Polar, che conta le calorie consumate durante la giornata da aggiungere al metabolismo basale? Sicuramente quello ci può dare una mano per farci capire un pochino. Ce l'ho qua. Anch'io, siamo in due. Eccolo. Così almeno abbiamo anche un'idea e da lì poi possiamo anche capire bene anche tutti gli altri macronutrienti, perché per ora abbiamo parlato solo delle proteine, ma ci sono anche comunque carboidrati e grassi da andare a determinare all'interno di un regime alimentare. Ok, quindi, scusa Teo, mi hai detto dobbiamo partire con una percentuale di massa grassa abbastanza bassa se vogliamo fare massa muscolare, per evitare di ingrassare troppo, giusto? Giustissimo. Quindi percentuale indicativamente abbiamo detto? Per l'uomo dovremmo stare intorno all'8-12% massimo, e le donne invece possiamo stare tra il 13-17%. Okay. In modo da arrivare poi in una fase di massa, per l'uomo non superare il 15% e la donna non superare il 20% di massa grassa. Quindi ometti e donzelle, mi raccomando, prima di fare massa dobbiamo farci un po' in po' il culo e perdere un po' di grasso che abbiamo addosso. Un po' di massa grassa. Esatto, il cappotto invernale dobbiamo perderlo, anche perché anche in questi giorni il cappotto ci riscalda per bene. Ecco, una volta che abbiamo fatto questo, poi come facciamo ad aumentare il quantitativo calorico? Che cosa dobbiamo fare per evitare di ingrassare troppo e per riuscire a cominciare a mettere un po' di massa muscolare, insomma? Sì, allora, una volta determinato quindi il consumo energetico che avremo durante la giornata, e da qui dobbiamo partire prima di tutto per quanto riguarda le proteine, come dicevo prima, quindi stare tra l'1,5 e il 2,2. Una volta determinato il quantitativo proteico, dovremo andare a determinare il quantitativo di grassi che andremo ad introdurre. E anche qui quello che io consiglio è, anche qua dipende sempre da persona a persona, stare da un minimo di 0,5 grammi per chilo di peso corporeo a un massimo di 1,2 grammi. Qua parlo di chilogrammi di peso corporeo perché se stiamo partendo in una fase di aumento massa muscolare, il quantitativo di massa muscolare e quindi il peso della massa magra con il mio peso corporeo sono molto simili, perché avremo già una percentuale bassa di massa grassa. Quindi possiamo anche tenere come riferimento i chilogrammi del nostro peso totale. Ok, quindi lì possiamo pensare di avere un giusto quantitativo di massa grassa già per cominciare la fase di aumento di massa muscolare, quindi noi teniamo conto già di quella per avere il quantitativo di macro che ci servono, insomma. Ok, sì, poi ecco, fatto quello, che cosa possiamo fare? L'altra parte è sicuramente determinare poi dopo il quantitativo di carboidrati, e una volta che abbiamo determinato il restante calorico col quantitativo di carboidrati, da lì possiamo basarci sulla nostra alimentazione. Un'altra cosa che si può anche consigliare è quello di, per avere magari un'efficienza maggiore, quindi per l'aumento di massa muscolare, è quello di anche stipulare due tipi di giornate, una giornata per i giorni in cui non mi alleno e una giornata per i giorni in cui mi alleno. E da qui quello che devo anche cercare di fare è magari di introdurre buona parte dei carboidrati prima dell'allenamento e magari anche post allenamento, quindi nel post workout, per far sì che i nostri siano più recettivi ad andare ad assorbire i nutrienti e quindi andare a far recuperare il muscolo e quindi migliorare e andare a migliorare quindi il muscolo. Questo cioè veicolo meglio i nutrienti, riesco a veicolare meglio i nutrienti alle cellule muscolari. Quindi sarà molto importante comunque non solo l'alimentazione,
ma fare anche un allenamento che vada a spingere i macronutrienti dove vogliamo, cioè nella dove vogliamo. Vale. Esatto, perché altrimenti non riusciremo assolutamente ad ottenere un risultato. Ecco, in questi giorni dove appunto siamo a casa rinchiusi, non abbiamo magari la possibilità di allenarci effettivamente con i pesi, noi stiamo facendo tutta una serie di dirette con degli allenamenti che possono aiutarti anche a stimolare un po' questa cosa di riuscire a spingere i macro, soprattutto i carboidrati all'interno delle cellule muscolari. Perché? Perché li affamiamo con magari determinati allenamenti a circuito che possono essere utili proprio per fare questo lavoro. E potrebbe essere utile in preparazione a una fase successiva, visto che magari a casa, non avendo dei sovraccarichi elevati, non possiamo andare a creare così tanta massa muscolare, però comunque possiamo allenarci. Potrebbe essere utile fare in questa fase un'attivazione appunto del corpo, una capacità, migliorare la capacità del corpo di utilizzare i carboidrati come materiale energetico, proprio facendo degli allenamenti ad alta intensità e a circuito eventualmente. Potrebbe essere una strategia, Teo, per aiutare poi la successiva fase di massa? Sicuramente, perché aiuterebbe il corpo ad andare a svuotare tutte le riserve di glicogeno con una tipologia di allenamento del genere, quindi far sì che il nostro corpo reagisca meglio successivamente in una fase di aumento di massa muscolare, perché avremo attivato bene il nostro metabolismo. Ok, andiamo su un'ultima parte, che è quella dei carboidrati, ok? Per capire bene quantitativi e appunto abbiamo detto nella fase della post allenamento utilizziamo la maggior parte di questo macronutriente. Ecco, ma fino a dove posso spingermi? Cioè, quanto posso mangiare effettivamente di questi carboidrati per mettere massa? Allora, su questo dobbiamo fare sempre molta attenzione. Comunque, il massimo che si può consigliare di arrivare come quantitativi di carboidrati è 7 grammi per chilo di peso corporeo, quindi arriviamo a davvero dei buoni quantitativi. Il minimo che dovremmo riuscire ad arrivare è a 4 grammi, quindi se ancora magari gran parte di noi non ci arriva a consumarli, dovrà fare un aumento graduale fino almeno ad arrivare a 4 grammi per chilo di peso corporeo, in modo tale che andremo a far sì che il nostro corpo li utilizzi in un modo adeguato. Quindi questo sicuramente è il primo step su cui dovremo andare a lavorare, riuscire ad arrivare a consumare almeno 4 grammi per chilo di peso corporeo al giorno. Quindi facciamo conto che per una persona di 60 kg sono già 240 grammi di carboidrati. Sì, cosa che non ci pensa, ma non è neanche così facile da ottenere. No, sì. Anita, a settimana. Anita mi dice, a settimana. No. Giornalmente. Giornalmente. Quindi vuol dire che il quantitativo di carboidrati è molto elevato in una fase di massa, però dobbiamo partire sempre dal presupposto che bisogna avere un quantitativo di massa grassa molto bassa prima di partire a fare un lavoro del genere. Il rischio è quello, altrimenti, di mettere ulteriore massa grassa che poi è difficile da togliere nella fase di dimagrimento. Insomma, questo dobbiamo stare attenti, dobbiamo evitare di andare a mettere troppa massa grassa, altrimenti diventa difficile poi vedersi definiti. Tenete presente che appunto i consigli che sono stati dati oggi, i consigli che ha dato Matteo, sono riferiti proprio all'aumento di massa muscolare. Per il dimagrimento il discorso è tutta un'altra cosa, quindi non sono questi i consigli da seguire. Teo, tu vuoi aggiungere qualcosa a quello che abbiamo detto fino adesso? No, questo qua era più o meno tutto a grandi linee quello che bisognerebbe andare un pochino a fare per un aumento di massa muscolare. Quello che ci tenevo a dire è bisogna sempre fare molta attenzione, bisogna cercare prima di tutto di conoscere bene il nostro corpo, e prima di partire a fare un aumento di massa muscolare
bisogna essere sicuri di quello che si sta facendo, di come il nostro organismo sta lavorando. Sì, quindi cosa fondamentale è conoscere il nostro organismo, sapere come funziona e poi ricordare sempre che prima si parte dalla valutazione del quantitativo proteico, quindi dobbiamo sapere che sedentario 0,8, 1,2 grammi per chilogrammo di peso corporeo, poi se vado a fare un allenamento di potenza sono 1,6, 2 grammi, chi fa allenamento resistenza 1,2, 1,6 grammi, se ho l'aumento di massa muscolare 1,5, 2,2 grammi. E le proteine servono di più invece in una fase di dimagrimento, quando abbiamo un deficit calorico maggiore. Lì il quantitativo calorico può aumentare anche fino a 3 grammi per diciamo evitare di perdere massa muscolare. E poi bisogna sicuramente conoscere bene il corpo, conoscere bene il quantitativo calorico giornaliero che dovremo introdurre, quello che introduciamo come si può dire, in questo momento, quindi magari utilizzando un'applicazione come MyFitnessPal, che può essere utile, potete trovare il video, magari ve lo linkiamo poi sotto nei commenti, il video di Matteo dove vi spiega che cos'è MyFitnessPal. E dopodiché, una volta che conosciamo tutte queste cose e abbiamo il nostro calcolo calorico totale, quindi quello che dovremo mangiare giornalmente per aumentare la massa muscolare, dobbiamo andare a suddividere bene tutte queste calorie con i macronutrienti, conoscendo appunto tutti quelli che sono le percentuali quantitativi che abbiamo dato in precedenza. Un abbraccio a tutti e sempre in forma. Ciao. Ciao.